Di voglia, di carattere, nonostante episodi negativi e di ingenuità, il Castelnuovo si prende in rimonta un punto importante in chiave salvezza contro il Tolentino. Finisce 1-1 al comunale con la squadra di Di Fabio in inferiorità numerica per tutto il secondo tempo. I neroverdi devono fare a meno degli squalificati Natale e Lorenzo Emili, con Foglia out per infortunio e Alonzi non al meglio che va in panchina. Di Fabio ritrova però Alfieri e sceglie il solito 4-2-3-1 con Colì, terminale offensivo, ed Egidio, Prestiani e Sparvoli alle sue spalle. Il Tolentino, che ha nel mirino il secondo posto, ha nella vecchia conoscenza abruzzese padovana il proprio punto di riferimento. I padroni di casa partono bene e dopo 3 minuti Prestiani si divora la palla del vantaggio da posizione ottimale. I cremi si guadagnano terreno mano a mano ed il primo tempo sarà sostanzialmente ospite. Al 14esimo il gol dei marchigiani. Da una sfera che innocua sembra arrivare in aria tra le braccia di Scardillo, il 2003 se la fa sfuggire con Mengani che ringrazia e deposita in rete. Poco dopo l'estremo difensore si fa invece trovare pronto su una conclusione dalla distanza che spinge lontano dallo specchio. Al 25esimo altra occasione per il Tolentino, Padovani crossa in mezzo per Zammarchi che ha nel muro di San Severino il tentativo provvidenziale di evitare il raddoppio ospite. La gara è a senso unico e poco più tardi, questa volta Padovani si mette in proprio provando inutilmente a deviare un tiro di Miccoli verso la porta. Il Castelnuovo torna a farsi vedere al 32esimo con una conclusione dalla distanza di Casimirri che non inquadra la porta. Proprio Casimirri poco dopo dovrà scendere in difesa perché Terrenzio si fa male ricadendo. Il difensore rimedia quello che sembra una distorsione alla caviglia destra e sarà costretto a lasciare il campo in barella. Al suo posto poi entra Emili. Il primo tempo si chiude con un'altra occasione per il Tolentino con Bartoli che trova la palla ma non la porta. La ripresa inizia con le forti proteste del Castelnuovo per un contatto molto dubbio in area tra Sparvoli e Bonacchi. Il direttore di gara ammonisce per proteste l'esterno neroverde che voleva invece il calcio di rigore. Padroni di casa che si ritrovano in inferiorità numerica poco dopo. Al sesto infatti Alfieri rimedia un cartellino giallo probabilmente esagerato ma continua a protestare e l'arbitro lo allontana dal campo rispondendo anche in malo modo al pubblico nel lasciare il terreno di gioco. Al 21esimo chance per il Tolentino, Scardillo in uscita di testa fuori area serve il pallone a Zammarchi, il cui lob non trova la porta di un soffio. Un minuto dopo l'estremo di casa dice no proprio al numero 10 dei cremisi. Il Castelnuovo sotto di nuovo e nel risultato ha comunque la forza di rimanere sempre in partita e dal 25esimo pareggia i conti con Degidio, riacciuffando di carattere una partita dai diversi episodi negativi. Al 33esimo occasione clamorosa per il Tolentino, Scardillo va a vuoto su un cross dalla sinistra, Padovani devia ma non trova incredibilmente lo specchio. La gara resta aperta fino alla fine, con paura nel recupero per Fofana che rimane a terra insieme a Cangebi dopo uno scontro di gioco. Il giocatore del Tolentino, per fortuna, dopo l'intervento dello staff sanitario e dei compagni, si rialza e torna in campo. Finisce poi così, con i cremisi che vedono svanire l'aggancio al secondo posto in classifica e con il Castelnuovo che continua a cullare i sogni di salvezza diretta. Mister, tanti episodi negativi, inferiorità numerica, però di voglia e di carattere vi siete presi un punto importante. Sicuramente, perché quest'anno ce ne stanno succedendo un po' di tutti i colori, però adesso la squadra ha un certo tipo di atteggiamento e quindi crede molto di più in quello che fa, non molla nessun pallone, anche oggi ne è stata la dimostrazione. No, in 10 per buona parte della gara, sotto di un gol, abbiamo pareggiato questa partita soffrendo, stringendo denti, azzannando quello che ci era possibile degli avversari, quindi devo fare solo i complimenti a questi ragazzi perché vogliono questa salvezza, ci credono e se continuano così secondo me la otterranno. Spera ovviamente di poter recuperare Terrenzio per le ultime gare, perché altrimenti sarebbe un'assenza importante per voi. Troppo ne devo recuperare perché Terrenzio si è fatto male, Casimirri si è fatto male, poi tutti i difensori centrali, anche se oggi chi è entrato, Pulsoni, ha fatto una grossa partita. Domani all'allenamento contiamo diciamo, i morti e i feriti e i vivi e poi vediamo. Non penso che per mercoledì sarà difficile recuperarli tutti e due.
avremmo Alfieri squalificato, avremmo Sparvoli squalificato, però ci preoccupa fino a un certo punto, perché poi lo vediamo che sti ragazzi vanno in campo indipendentemente dalle assenze e danno tutto quello che hanno, questo è l'aspetto più importante. Mister, avete un po' di rammarico per le occasioni sciupate, soprattutto nel primo tempo? Sì, tantissimo. Tantissimo, partita regalata, tra virgolette, siamo riusciti a perdere senza aver subito un tiro in porta, abbiamo fatto sull'azione del gol loro 3-4 errori, però questo è calcio, quando non chiude partite che lasci così in bilico contro una squadra nervosa, contro il Castelvomano, anche se è rimasta in 10, quando lascia partita aperta può succedere sempre l'imprevisto. Dispiace, però anche dobbiamo pensare più di tanto, perché c'è mercoledì che dobbiamo fare una buona partita.